Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che sono rimasto entusiasta delle potenzialità del Tello, con tutti gli aggiornamenti firmware e via dicendo, e con il suo controller GameSir, secondo me quel drone ha potenzialità esagerate nelle sue dimensioni, nel suo peso, nel suo prezzo, nel senso che in tutto quello che riguarda questo drone, che non lo si può paragonare ad altri droni che pesano il doppio, che costano il doppio, via dicendo, ma nel suo peso, nelle sue dimensioni e nel suo prezzo, secondo me fa cose eccezionali e le fa bene. Quindi ho deciso di migliorarlo ancora di più mettendo un extender, quindi aumentare la sua potenzialità a livello di distanza wifi, perché come tutti i droni che hanno una connessione wifi tra cellulare e drone e non tra drone e radiocomando, ma la connessione wifi è tra cellulare e drone, la potenza del segnale non è un granché, perché comunque i cellulari non hanno un wifi così potente all'interno. Quindi la distanza che arrivano i droni che hanno una connessione tra cellulare e drone non sarà oltre i 50-60 metri, boh, 70 forse, se dipende poi dalla pulizia del wifi che c'è nell'aria e via dicendo, da dove siamo ad usarlo. E in altezza il Tello è impostato a 10 metri. Più di 10 non va. Ovviamente poi vedremo in un altro video come sbloccare questa cosa, nel senso che si può fare andare ad altezze maggiori, 20 metri, 30 metri, però ricordiamoci che sopra i 10 metri il Tello non legge più il suolo, quindi i sensori non riescono più a leggere il suolo, quindi dovremo guidare senza la stabilità che danno i sensori al suolo, però non è che è impossibile da adoperare se non si usano quelli. Quindi dopo, ovvio, andare con un Tello a più di 30 metri mi sembra un po' assurdo, anche perché a 30 metri iniziano già delle turbulenze che a 10 non ci sono, non abbiamo i sensori e poi stiamo sempre parlando di un drone che pesa 80 grammi. Quindi secondo me sbloccarlo sì a 20 metri, però anche per fare questo secondo me ci vuole un extender, cioè quello che io adesso andrò a spiegarvi, perché con un extender possiamo arrivare a 100 metri o anche più in distanza e andare anche in altezza a molti metri in più di quelli impostati dal Tello. Io ho optato per un extender che è questo, l'ho preso su Amazon, cinesissimo ovviamente, ma funziona molto bene, è facilissimo da settare, a differenza dello Xiaomi che è un po' più complicato. Ha le antenne esterne, che è uno dei motivi per cui l'ho scelto, avere le antenne esterne mentre lo Xiaomi ce l'ha interne. Funziona USB, cioè basta collegarlo a un power bank e lui funziona, ovviamente come lo Xiaomi. Il prezzo è intorno ai 15 euro, l'ho preso su Amazon, poi vi lascio magari il link in descrizione se lo volete acquistare anche voi, e funziona benissimo. Io ho scelto questo rispetto allo Xiaomi per il discorso che vi ho fatto fino adesso, le antenne e la facilità nel settarlo. Ovviamente non basta collegarlo a un normalissimo power bank, ok? Lo si collega e lui si accende in automatico. Allora, una cosa per cui io volevo fare tutto questo ovviamente è per raggiungere distanze maggiori, però non volevo avere questo più questo appoggiato in terra o in tasca o via dicendo, quindi ho deciso di montare tutto questo sul mio radiocomando GameSir. Ovviamente si può montare anche su altri radiocomandi, non è che si può attaccare solo a questi, anche perché col metodo che ho usato io si può attaccare a qualsiasi radiocomando. Adesso vi faccio vedere come ho fatto io a installare tutto su questo. Allora, prima cosa dobbiamo recuperare il velcro della 3M. Mi raccomando che sia il velcro della 3M, non acquistate altri velcro pecciottosi, perché poi si staccano, non appiccicano, comunque il power bank ha un peso, quindi deve tenere il peso di un power bank. Quella 3M è eccezionale, ha un forte adesivo che appiccica tantissimo sul, diciamo, il pezzo a cui lo andiamo ad attaccare, e il velcro in plastica attacca tantissimo, lo possiamo attaccare e staccare un miliardo di volte e funziona sempre uguale. Quindi vado a mettere un pezzo di velcro sul power bank, anche di questo power bank, se vi interessa vi lascio il link in descrizione se vi interessa acquistare questo power bank. Un pezzo di velcro sotto al radiocomando. Quindi vedete che io vado a mettere il power bank, vedete che fa clack, cioè addirittura fa clack questo tipo di velcro. Una volta attaccato, questo non si stacca più, ma più, nel senso che non si stacca per niente, bisogna proprio impegnarsi, andare lì, tirare, vedete che fa clock, che proprio si stacca. Vado a riattaccare un attimo il power bank, ok? Una volta riattaccato il power bank, adesso che ho riattaccato il power bank, vi spiego dove ho messo questo. Ho messo una striscia di velcro anche qua sull'extender e una striscia di velcro sul supporto del telefono. Ok,
ho preso un cavetto maschio femmina. Cosa faccio? Vado ad attaccare direttamente qua l'extender. Ecco, e vedete che io già così ho creato tutta la struttura per avere l'extender sul radiocomando. Ovviamente dopo le soluzioni sono tante, soprattutto se si può prendere anche un supporto qua in cui l'extender si fissa direttamente al power bank. Dopo uno può sbizzarrirsi, il power bank è comodissimo, questo power bank, perché avendo questa forma vedete che appoggia giusto, cioè praticamente è a filo delle manopole, quindi quando lo appoggio è stabilissimo, fa rimanere stabilissimo il radiocomando. Basta che adesso vado a inserire il mio telefono sotto, ok, e voilà, questo è il risultato finale. Centriamo il telefono che fa più figo, ok, questo è il risultato finale. Le antenne sono regolabili, le posso inclinare anche un po' verso l'interno se le voglio, come ci voglio io, vabbè, differente. Ecco qua, questo è il risultato finale. Secondo me, così, avere diciamo l'extender è comodissimo, perché comunque non si ha un altro aggeggio in giro, in terra, nello zaino, nei pantaloni, dove vogliamo, ma è sempre disponibile sul nostro radiocomando. La spesa dell'extender è minima, 15 euro di extender, e amplifica in maniera esagerata comunque rispetto alla versione senza extendere la connessione wifi. Il power bank, io ho messo questo, ma si può mettere questi power bank che uno ha già, non è un grosso problema. Quindi ragazzi, avete visto come è stato semplice montare l'extender direttamente sul radiocomando GameSir o su qualsiasi altro controller. Si riesce con qualsiasi controller, basta avere il velcro 3M, si acquista quello ed è eccezionale. Quindi ragazzi, adesso faremo un video dove proveremo questo extender, fino a che distanza riesce a mandare il nostro tello, e proveremo a sbloccare anche l'altezza del tello. Anche lì faremo un video in cui spiegherò come sbloccare l'altezza del tello. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!